Nonostante varie segnalazioni è fermo, però rispetto a quello che sta per succedere, le istituzioni competenti. Che questa mattina le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine si trovano qui a Ponticelli, quartiere dell'area sud di Napoli, una zona abbastanza degradata dove il comune ha deciso, non si capisce bene per quale motivo, di venire a scaricare del terreno proveniente dall'area di pianura, una zona altrettanto degradata dove sono presenti una serie di discariche. I cittadini di Ponticelli chiaramente non ci stanno. Ci vogliono scaricare il terreno di pianura. E si sa la provenienza di questo terreno? La provenienza è di pianura, poi si deve fare la bonifica in questo cantiere che è morto mio fratello dal 1900, post terremoto dall'80 però. Sì, tu sei famoso tristemente perché alla ribalta delle cronache per la grave disgrazia tuo fratello, purtroppo 13 anni, cade nella tromba di un ascensore e perse la vita. Sì, a 14 anni, il 25 ottobre 2005, ripetiamo ancora questa data, è vittima di strada e ancora oggi, invece di fare la bonifica, la rigenerazione urbana, vogliono buttare il terreno di pianura. Quindi questa è un'area tra le altre cose assoggettata a bonifica, se ho capito bene. Sì, si è accettata pure a bonifica e scaricata di tutto qua dentro, cioè non vogliamo il terreno di pianura, vogliamo una rigenerazione urbana e la bonifica. Guardate, qui questa è una zona in cui lo vedete voi stesso, l'asfalto è bianco, il decoro urbano da quando è stato fatto non è mai stato manutenuto, l'unica volta che si è visto adesso il comune è per abbandonare ancora, rendere abbandonata la zona. Esattamente, qua stiamo parlando di cose che non potevano essere provocate dall'inciviltà della gente, perché è abbandono totale e qui si vuole rendere ancora più difficile la bonifica e il recupero di questo posto. Per questo poi i cittadini sono arrabbiati. Il presidente di un'associazione territoriale, Ciro, questa è un'area assoggettata a bonifica, purtroppo si continua a sversare in questa zona. Allora, questo è un sito fermo da oltre 30 anni, negli anni 90 fu oggetto di scavi per costruire delle case popolari che si dovevano trasferire il rione De Gasperi qua addirittura, però fu costruita solo una struttura scheletrica che poi fu demolita perché era cemento fatiscente e anche trovò la morte il povero Francesco Paolil, che tutti ricorderanno bene, il quattordicenne che per salvare la vita del suo amico. Quindi questo che stiamo vedendo adesso è uno scempio ancora contro una periferia già abbandonata dallo Stato. Qua la gente si sente figli di Dio minore e questi scavi enormi che stanno sicuramente, da quanto ho visto da dentro, sono sequestrati, sono 4-5 mila metri cubi ogni scavo e tutte le montagne adiacenti che si possono vedere alle spalle sono quelle là che è del terreno originario accatastato. Quindi noi ci domandiamo perché deve venire questo terreno da pianura, migliaia e migliaia di metri cubi per colmare queste buche, questi enormi scavi, per poi rimanere il terreno originario fuori. Questa non è una bonifica di un territorio, questo è un sopruso di questo territorio. Quindi questa è una nuova discarica alla fine? Questa sarà una discarica autorizzata. Tutte le municipalità dicono di non sapere niente, che il comune sta gestendo la cosa. Forse non hanno capito che il comune non è il proprietario, non è il proprietario di questo terreno, il proprietario è il cittadino. Il comune, gli amministratori sono delle persone che noi abbiamo delegato a governare e che gli paghiamo lo stipendio. Non possono tacciare la popolazione e non dare spiegazioni, non dare una certezza della bontà di questo terreno, della bonifica del tutto il territorio. Qua intorno ci stanno calcinacci, enormi discariche in questi terreni dimenticati da Dio e dagli uomini. Alle nostre spalle ci sta un terreno immenso che potrebbe essere bonificato, dare lavoro, fare delle serre, fare dei centri sociali. Quindi utilizzarlo in una maniera più opportuna, più consona e liberare quest'area da questa situazione veramente deprecabile. È vero, perché soprattutto qua sono le case popolari, si sa la brutta abitudine di pensare che sono persone che magari disadattate, di basso ceto sociale, ma non è vero. Qua sono case popolari, sono piene di vita, piene di bambini, piene di gente che lavora, piene di gente che soffre, che fa sacrifici in silenzio, e per questo lo Stato si ricorda solo quando
quando deve venire a racimolare voti, per sistema clientelare, per avere il favore, però alla fine dei conti spariscono, non si fanno sentire più e lasciano nel degrado totale, nel degrado abbandono. La gente di Ponticelli è stanca di essere trattata a discarica da Napoli e da altri siti. Qua abbiamo una dignità, un'onorabilità da difendere. Qua sono tutte gente che lavora e che portano avanti una famiglia, insegnano ai figli una buona educazione e poi vedono uno Stato, un'amministrazione che tratta così i cittadini, si sentono abbandonati e giustamente stanno arrabbiati. Qua è tutta una manifestazione pacifica di persone, stanno tutte distanziate, ma loro vogliono una risposta, vogliono essere considerati come cittadini, non vogliono essere degli oggetti queste persone, solo dei contribuenti. Va benissimo, noi abbiamo sentito un pochino le voci di dentro, ma soprattutto il grande disagio e soprattutto il dissenso dei cittadini di Ponticelli, che non si sentono assolutamente di essere considerati cittadini di serie B. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.